cinema. A cosa penso quando entro in una sala? L'esperienza di un film visto in una sala è qualcosa di unico. Il fascio di luce che si anima sullo schermo, le emozioni condivise con altre persone, l'odore, le poltrone comode e quelle meno comode, pianti, risate, brividi, spaventi, una moltitudine di reazioni vissute incollate alla poltrona. Penso poi a quei volti che hanno reso grande il cinema. Registi, attori, attrici, alle note di quei musicisti che hanno accompagnato con genio quelle immagini. Penso ai mondi che ho potuto vedere, del passato e anche del futuro. Penso alla magia, vera, pura, intoccabile. Penso a quei personaggi che mi hanno insegnato qualcosa, che mi hanno avvicinato al mondo del cinema. E primo fra tutti c'è lui. Il suo nome, per tanti, è Gibus. Le origini cinefile vengono dal fatto che la mia famiglia, il mio papà prima di tutto, ma anche il suo fratello che era lo zio Romeo, leggendario avventuriero che andò in Cina a navigare sullo Yangtze Kiang, erano dei cinefili già di per sé. E quindi l'idea che ci fosse uno spettacolo straordinario già circolava in casa perché li sentivo parlare di cinema, fin da quando ero molto piccolo. E allora tieni presente che siamo nel 1949, io ho 5 anni, mio papà, che faceva l'operaio a Lecco, e noi abitavamo in un paesino che si chiama Cesana Brianza, a 9 km di distanza, mi dice, Ginetto, perché mi chiamavano così da piccolo, ti porto al cinema a Lecco. Mi mette sulla canna della bicicletta, che era il mezzo di trasporto familiare, e andiamo a Lecco. Arriviamo in questo posto che si chiama Cinema Marconi e entriamo, io mi guardo in giro, ci sono delle grandi tende blu che segnano l'ingresso, il passaggio dalla zona cassa alla sala di proiezione. Io mi avvicino a queste grandi tende blu e dico al mio papà, ma profumano di cipria. E siamo entrati in sala, sala buia perché a quell'epoca si entrava che il film era già in atto. E la prima immagine che vedo su un immenso, per me immenso, oltretutto ero un bambino, schermo cinematografico, è un bambino neonato nudo con il culetto per aria e con un volto strano che poi scopro essere quello dell'attore Totò. Il film era Totò al Giro d'Italia. Da lì è partito la fascinazione totale per quello che stavo vedendo in bianco e nero con quegli strani profumi in questa sala. Ne sono uscito a mano del mio papà, il quale mi dice, e allora, papà, quando mi ci riporti? Beh, io poi avevo la fortuna di passare tutte le estati, quindi ho fatto l'infanzia e l'adolescenza, in quel di Voltri, che era un comune vicino a Genova, e che aveva questo di bello, 4 sale cinematografiche, tutte utilizzate dalla distribuzione, la grande distribuzione, come piazza d'assaggio, cioè venivano proiettati durante il periodo estivo i film per vedere che effetto facevano al pubblico, in modo di avere degli attu particolari per i lanci in prima visione quando iniziava la stagione, cioè in ottobre. E io lì ho potuto vedere cose straordinarie, come per esempio Sentieri selvaggi di John Ford,
che io vidi dalle 2 del pomeriggio fino a mezzanotte, mi diedero per disperso perché non sapevano che fine avevo fatto. Va bene, e poi naturalmente film di Hitchcock, ma non soltanto, ma anche di Bergman, che diventavano poi i protagonisti della stagione successiva. Dopodiché, dato che ero uno studente che certe volte marinava per andare al cinema in quel di Lecco, mi hanno trasferito in quel di Sondrio iscrivendomi in collegio, Collegio dei Salesiani. Ma sono capitato sotto la direzione di un direttore del collegio che era un cinefilo e che organizzava per gli studenti cicli di cineforum che duravano tutta la stagione, da ottobre a maggio. E quindi io lì ho scoperto tutti i grandi autori, perché erano cineforum ben costruiti, con tanto di direttore di dibattito professionale che veniva da Milano apposta per noi studenti liceali e così via. Ci sono delle occasioni che ti cambiano le cose e magari ti permettono di dire «Toh, questo è un sogno, può diventare un progetto». Io avevo la grande passione per il cinema che, come ti dico, si era sviluppata nei modi più diversi nel corso dei decenni, e una volta dimesso, perché diplomato, dal collegio e iscrittomi all'università, qui in quel di Lecco, dove nel frattempo ci eravamo trasferiti io e la famiglia, mi viene offerta la possibilità di costituire un gruppo che si occupasse di organizzare il cineforum. Io ero stato praticamente un adepto pubblico di cineforum di formazione, qui adesso si trattava di poterlo organizzare. Mi ci butto, costituisco un gruppo con tutti i miei amici, la mia amorosa e così via, mia amorosa che poi sarebbe diventata mia moglie, e organizziamo questo cineforum in un locale qui di Lecco con un enorme successo di pubblico. Naturalmente lì organizzavamo e basta, mentre il direttore di dibattito veniva da Milano, ma noi del gruppo eravamo quelli che cercavano di mettergli dei problemi, discussione, eccetera eccetera, mentre in giro per il territorio organizzavamo dei cineforum noi su chiamata e pagati li dirigevamo, e io lì per la prima volta ho incominciato a fare il critico cinematografico dirigendo dibattiti di fronte dei pubblici più diversi e più disparati. Rapporto con il pubblico, perché nel momento in cui tu ti metti a fare il direttore di dibattito, sì, certo, hai scelto i film, gli hai proposti, glieli hai presentati nel modo migliore, quindi una scheda critica, e poi il momento del dibattito alla fine del film. Beh, non è che siano sempre rose e fiori, perché se tu hai scelto un film sei convinto che sia bello, che sia importante, ti aspetti che il pubblico lo capisca facendo degli interventi intelligenti, e questo mica sempre succede. Trovi anche il tipo che invece non è d'accordo, e a questo punto diventa un problema, perché ne devi discutere. E discutendo ti rendi conto che tu sei solo di fronte a centinaia di persone. Però c'è un fatto. Tu intanto hai impostato la cosa. E allora, tu intanto individui quelle 2, 3, 4 facce che ci sono lì, che ti seguono con maggiore interesse. Poi vedi quelle 2 o 3 che ti guardano con uno sguardo critico. E allora le risposte le fai, le dai su: io dico a quello che mi guarda in modo critico e mi ha fatto l'osservazione, do un certo tipo di risposta, e mentre la do, guardo quelli che mi seguono con attenzione, diciamo complice. Se funziona, vuol dire che è la strada giusta. E ho imparato così a gestire i dibattiti. Cioè, avendo molto rispetto per quello che mi veniva detto, anche se in contrasto con me, salvo certi casi in cui veramente tu vedevi. Ed è successo. Hai presente l'arroganza, la supponenza? A questo punto allora no, allora con aria molto calma e tranquilla lo distruggevo in pubblico, con le parole giuste, messe al momento giusto, ironiche, sferzanti, e che potessero sottolineare la sua insipienza nell'aver detto una simile stupidaggine. Ok, allora Gino, lo spettatore medio, quello che va generalmente al cinema o arriva a un cineforum, secondo te
necessita una base di conoscenza di linguaggio cinematografico per comprendere un'opera filmica o basta semplicemente la soggettività emotiva? Quindi mi è piaciuto, mi ha divertito, mi ha emozionato e basta. Sarebbe auspicabile, evidentemente, che avesse questa base di conoscenza del linguaggio cinematografico, eccetera. Ma so che questo è difficilissimo. Molto difficile che una persona media, normale, che vive normalmente e non vive di cinema, queste conoscenze anche di base non le abbia. Però, insomma, come dice lo stesso Christian Metz, il cinema è un linguaggio tale per cui tutti ne capiscono il messaggio. E invece chi soltanto ne ha la conoscenza ne coglie il senso. Quindi io non pretendo che il pubblico che segue un cineforum abbia questa base. L'importante è che abbia sensibilità. Infatti, quando io partivo con i dibattiti, dicevo sempre una cosa. Signori, il primo intervento è vietato farlo in modo intelligente. Lo dicevo chiaro. Voglio soprattutto emotività. Ditemi per favore, subito, cosa vi ha colpito. Fate parlare la pancia, poi arriveremo a far parlare il cervello. Questa era la mia impostazione alle primissime basi di partenza per fare un cineforum. E da lì si sono sviluppate delle cose molto interessanti. Perché era uno sblocco, nel senso che il pubblico che è lì ti guarda come l'esperto. Ma un esperto che ti dice: guarda, che non voglio che tu faccia l'intelligenza per forza, ma voglio che tu sia emotivamente coinvolto, come è giusto che tu sia, e tu me lo dica, poi magari mi spieghi perché sei stato coinvolto, o ti domandi: perché io lì mi sono emozionato? Che è un modo per entrare nel linguaggio, un modo di traverso, se vuoi, e di volta in volta, man mano, impari sempre di più. Ma anch'io, direttore di dibattito e critico cinematografico, imparo, perché ci sono delle cose che mi possono sorprendere. Per esempio, vado a vedere Rambo, il primo che esce. Lo vedo e vedo che ha un successo straordinario. Mi domando: ma perché mai? Allora lo porto in cineforum, perché voglio vedere che effetto fa a un pubblico che mi segue in quel modo lì, che è più critico. E quella sera lì io ho scoperto che Rambo è un signor film. Me lo ha spiegato il pubblico. Perché? Adesso non sto a farti la critica del primo Rambo, lascia perdere gli altri. Ma perché? Perché ha dentro delle cose che ti smuovono e oltretutto sono fatte cinematograficamente in modo egregio, cioè sul piano del linguaggio, dell'espressione. E questo è importante. Per cui, ecco, il rapporto pubblico. E questo ti spiega anche perché io, nonostante poi sia diventato un critico cinematografico professionista, e che ho lavorato prima con una rivista che si chiama Sipario e poi con la RSI Radio e Televisione, mi sono tenuto stretto un cineforum, che me lo sono tenuto stretto per 50 anni, un piccolo cineforum in una valle sopra Lecco, che è la Val Sassina, in quel di Pasturo, un luogo dove si fa del taleggio meraviglioso e squisito. E beh, ecco, perché? Perché in questo modo mi ha impedito, nel momento in cui esercitavo la mia professione di critico cinematografico alla radio e in televisione, di fare il mamma santissima. Perché quando tu ti metti a rapporto diretto con il pubblico ti dice una frase molto precisa: Jodo Dida Bagai. E tu impari che è meglio ascoltare più che predicare. Allora Gino, guardiamo indietro al tuo percorso da critico cinematografico e come ritieni di essere stato? Ritieni di essere stato un critico severo ma giusto e quindi che ti sei permesso di criticare anche, qualora fosse successo, registi intoccabili che nessuno voleva mai criticare o sei stato più un critico che seguiva la mandria e quindi così. No. Io sono stato un critico che ha coltivato in se stesso l'onestà intellettuale. Per cui, scusami, ma non ce n'è mai stato per nessuno.
voglio dire, io ho amato follemente, come praticamente tutti, Fellini, e ho fatto una recensione stroncante per un paio dei suoi ultimi film, stroncandolo nettamente. Succede. Ho amato e amo Steven Spielberg in modo straordinario, ma ho fatto a pezzetti in televisione il suo secondo film con Indiana Jones, quello con il tempio, non mi ricordo neanche più il titolo, perché l'ho proprio rimosso, mentre naturalmente sono un fan del primo, L'Arca Perduta. No, ecco. No, non scendo compromessi. Non sono mai sceso compromessi. Perché, soprattutto questo, io ho un debito nei confronti di chi mi ascolta. E quindi chi mi ascolta deve sentire che quello che gli sto dicendo lo sto pensando davvero, senza particolari condizionamenti, da parte del mercato piuttosto che eccetera eccetera, perché ci sono, e devo dirlo, io ho litigato durante i festival con dei colleghi critici, anche blasonati, perché mi dicevano di questo film non possiamo parlare male, perché, ma perché mai? Se merita di essere stroncato, lo stronchi, fine, cosa vuoi farci? Anche se è di un paludato regista, che so, Antonioni, per dire, i suoi ultimi due film sono due, evito l'aggettivo, però mi ricordo che la stroncatura che io feci a Venezia dopo che vidi questo suo ultimo film fu condivisa solo da Irene Bignardi, grande amica, e gli altri che mi dicevano: ma come ti sei permesso? Mi sono permesso perché viene brutto, e devo dirlo molto semplicemente, cioè questo sì è un dato di fatto. Infatti sono molti che ancora si ricordano che si divertivano molto di più quando stroncavo di quando invece ne parlavo bene. Vabbè, insomma, succede che sia anche così, ci si diverte anche un po', magari un filino in modo sadico, perché no, ma ci sono delle volte in cui ci sono dei registi che se lo meritano, e allora glielo dici, che poi ne tengano conto o no, è un altro discorso. Ci sei adesso? Ma che? Oh, finalmente. Via. 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 Misteriosa cosa, via. A proposito di onestà intellettuale, è un approccio che non ho soltanto perché ho rispetto del mio pubblico, ma anche dei miei interlocutori, che sono i registi che mi trovo magari a avere la fortuna di intervistare dopo aver visto i loro film. Cioè io devo essere comunque io onesto nei loro confronti. E qualche volta succede che, per esempio, vedo l'anteprima stampa di La Fanda Côté, La signora alla porta accanto, di François Truffaut, presente François Truffaut in una visione stampa a Milano, e noi siamo lì, io dico noi perché c'è tutta la squadra della RSI che ovviamente ne approfitta per intervistare il grande maestro François Truffaut, e noi vediamo questo film, vediamo il film, e io vedo che quelli che si avvicendano delle varie troupe televisive a Truffaut mi parlano: maestro, nel film è fatto questo. E lui rispondeva: vous trouvez? Ah oui? Peut-être. Mandando praticamente a catafascio la possibile intervista, perché a rispondere, a parte di un maestro come lui, a monosillabi, non è certo quello che fa felice il giornalista dell'intervista. Tocca a me, la mia regista mi dice: mi sa che oggi è una brutta giornata, Gino, sta attento. Vabbè, senti, prova che ti dica. Buongiorno, dico tranquillo, te lo dico in italiano. Dunque, secondo me, in questo film lei ha usato un'estetica da roman photo, cioè da fotoromanzo. François Truffaut: mais oui, c'est ça, enfin. E siamo partiti con un dialogo straordinario. Perché? Perché lui aveva proprio usato come punto di riferimento strutturale del racconto il roman photo, il fotoromanzo. Non per niente dice anche che nelle canzonette ci sta la verità. Ecco,
In quel caso lì io ho vinto una scommessa, perché gli ho detto quello che effettivamente pensavo, avendo visto il film, non girando intorno per il fatto che lui era il grande regista. Altro esempio, vedo al Festival di Cannes quella meraviglia totale che è il Nuovo Cinema Paradiso di Peppuccio Tornatore, incontro il regista, gli faccio i miei complimenti, tutte queste cose qua, e lui mi dice che sì, è vero, questa è una versione che è piaciuta molto, però io ne avevo una un po' più lunga, durava mezz'ora in più, che il produttore non ha voluto che facessi, piccolo particolare. Questa versione non così lunga, che è quella presentata a Cannes, ha vinto anche l'Oscar. Benissimo. Allora io, incuriosito, lo saluto, eccetera, mi ha fatto l'intervista. Nel corso dei mesi successivi vado a cercare disperatamente da qualche parte la versione lunga. C'era in cassetta. Ho visto la versione lunga e dico, accidenti, ha ragione il produttore. E come se c'ha ragione? Perché questa è un racconto sentimentale, mentre l'altra, quella corta, è una, non so, l'apoteosi del cinema in quanto tale, e riesce a comunicare questa cosa. L'anno dopo incontro un tornatore per un'altra situazione, e quindi mi ritrovo a chiacchierare con lui, ci beviamo una cosa, tra l'altro mi regala il manifesto di Nuovo Cinema Paradiso versione giapponese, che ho di là appeso al muro, poi dopo te la faccio vedere. E io gli dico, ah, guarda che l'ho visto il film per intero. Visto, mi fa lui. E allora aveva ragione Cristaldi, il produttore. Prego, mi fa lui. Eh sì. E gli ho spiegato il perché e il per come. E lui naturalmente non era d'accordo. E ci siamo scontrati allegramente. Alla fine lui mi guarda e mi fa, momento, qual è esattamente l'elemento che ti fa dire che era meglio il corto piuttosto che il lungo? E io gli dico, scusa, tu nel lungo fai reincontrare la sua antica fiamma, gli fai fare addirittura l'amore come due adolescenti a bordo di un'automobile. Scusa, nel film invece, quello che ha vinto tutto e che io trovo un capolavoro, lui la ritrova sì, ma dentro un film, dentro quegli spezzoni di Super 8 che lui gli aveva filmato di nascosto e che il suo grande proiezionista gli ha conservato. E allora è il cinema, e tu parli di cinema, la parli di due ragazzi che invecchiano, e invecchiano male. Lui mi guarda, sorseggia e mi fa, sei un bastardo, ma ho paura che tu abbia ragione. Nuovo Cinema Paradiso versione giapponese, con tutte le scritte in giapponese. Però qui c'è una scritta in italiano che si vede poco perché purtroppo un po' via vita, perché c'è scritto Agino Buscaglia con amicizia Peppuccio Tornatore. Ho avuto la fortuna di incontrare, nel vero senso della parola, mostri e maestri sacri del cinema, quelli che hanno fatto veramente la differenza. Ti sei mai sentito in soggezione o impaurito di dover dire, magari qualche volta, che hanno sbagliato film? No, non mi è mai capitata questa cosa. No, nel senso che non ho mai sentito questa cosa. Io semmai dentro di me sentivo il piacere che finalmente avevo l'occasione di incontrare un grande nome, qualcuno che effettivamente mi aveva ispirato, lo seguivo, grande stima, eccetera, eccetera. Ma il mio rapporto con loro è sempre stato solo di rispetto. Nel senso che io ti rispetto se dico a te quello che di te effettivamente penso. E se tu hai sensibilità ti rendi conto che quello che ti sto dicendo è quello che davvero io penso, e quindi ti rispetto. Ma questa cosa si sente. Ti faccio un esempio. Può portare anche degli ottimi frutti. Ti faccio un esempio. Io incontro per la prima volta in vita mia Sergio Leone su un mio progetto per la RTSI, cioè lui era fermo da decenni dal realizzare film da regista, e c'era questa leggenda su C'era una volta in America. Ok, faccio uno speciale su di lui a casa sua con la nostra troupe televisiva, naturalmente, e gli faccio tutta una serie di domande. Però io voglio dire qualcosa di più.
Quindi, terminata questa cosa, lo richiamo più tardi e gli dico: vorrei qualcosa per la radio, una intervista più di carattere biografico. Lui accetta, quindi torno da lui, questa volta però senza altro che il registratore magnetico. Passiamo ore insieme chiacchierando. Dopo questo io vorrei vedere altre cose, quindi torno un'altra volta da lui con questa cosa e lui mi porta a casa di Carlo Simi, che è il suo scenografo, dove mi fa vedere tutti i lavori che avevano fatto per preparare il mitico C'era una volta in America. Passa del tempo, lui va al festival di Sanremo Canzone e dichiara che non farà mai più questo film perché purtroppo non si mette d'accordo con la produzione. La mia regista, che nel frattempo aveva fatto tutto il lavoro sul nostro prodotto televisivo, mi chiama al telefono e dice: hai sentito cosa ha detto Leone? Sì, ho sentito, è strana questa cosa, prova a vedere un attimo com'è, così magari facciamo una... Chiamo Leone e dico: ma com'è sta storia? Mi dice: no, tranquillo, questa è una boutade per rompere determinate cose che finalmente mi apriranno la porta. Quando con ciò accadrà te lo dico. Bene, grazie, auguri. Più o meno di così, passa un po' di tempo ed ecco l'annuncio che il film verrà fatto. Non solo, Leone non vuole assolutamente nessuno che parli del film prima della sua presentazione ufficiale a Cannes. Io gli telefono: Sergio, insomma, a me piacerebbe poter dire che il film finalmente si fa. Lui mi dice: va bene, vieni giù con la troupe, tu mi hai portato fortuna. E quindi faccio uno scoop della Madonna, perché unica televisione al mondo che prima del Festival di Cannes presenta uno speciale di Volo al Cinema dedicato al film che tutti attendevano. Perché? Perché Leone mi dice: vieni perché tu mi hai portato fortuna. E lì è partita una bella amicizia, perché telefonate, come stai, come va, eccetera eccetera. Bello, no? Perché? Perché lui ha sentito che ero onesto nei suoi confronti. Ecco, vedi, in una sala cinematografica la cosa più importante è questa, lo schermo. E poi, naturalmente, la sala. Tu immaginati questa sala piena. Diventa un momento magico. Purtroppo però, da un po' di tempo a questa parte, non è più così. La gente ha perso la strada del cinema. La televisione, i DVD, le cose varie, l'internet. Ma il sogno sognato tutti insieme, in una sala, è impagabile. E adesso tu, in questa sala, potrai vedere la magia che si forma da un fascio di luce che parte da là, dipinge lo schermo di colori e azioni, e a questo punto il sogno comincia. Comincia per chi? Per chi è disposto a farsene avvolgere. Tu stasera sei il pubblico, tutto il pubblico. È il mio regalo. Questa è la fila forse migliore, ti metti là in mezzo e il cinema sarà tutto tuo. Il cinema in sala, sì o no? Dato che le sale in gran parte sono state chiuse e continuano a chiudere purtroppo. Io dico purtroppo, un purtroppo grosso così, perché il cinema in sala è a casa sua ed è la sua vera casa. Io mi ricordo che già prima del lockdown, al quale si imputano tutta una serie di disgrazie e sono vere, già molto prima, quando c'era purtroppo già in atto una successiva continua chiusura di sale cinematografiche, dicevo, difendendo il cinema in sala: tu vedi un film in sala, scopri il film. Tu vedi il film sullo schermo televisivo, anche di 40 pollici, ti ricordi il film. Ma se io l'ho visto per la prima volta, te lo ricordi lo stesso, perché non è la stessa cosa.
perché la sala è fatta apposta per accogliere questo tipo di proposta espressiva, perché c'è il buio programmato, c'è l'insieme delle persone, c'è l'attenzione che viene catturata progressivamente se il prodotto, cioè il film, funziona. C'è la reazione corale di fronte a una scena d'azione, comica, sentimentale. C'è il soffiarsi il naso di tante persone perché si sono emozionate. C'è il sussulto perché ti ha preso all'improvviso una scena d'azione e non te l'aspettavi. C'è la risata che scoppia liberatoria da parte di molti. C'è la complicità che si instaura tra chi ti ha proposto quella cosa lì, che vedi sullo schermo, e tu che hai scelto di andare in quel posto lì per vederla, per accogliere la proposta. Perché al cinema tu ci vai perché hai scelto di andarci. E quindi c'è una sorta di autentica magia, che però è quella che ti permette di cogliere la più infima sfumatura che può essere fondamentale in qualunque film che tu vedi in sala. Invece, sullo schermo, anche grande, 40, 50, 60 pollici, televisivo in casa, sei in casa, è un'altra cosa. Te lo vedi quasi in solitudine. Certo, è importante poterlo fare. Per chi fa, per esempio, ha fatto il mio mestiere, va benissimo per studiarlo un film, dopo averlo visto in sala. E allora me lo riguardo, guardando i vari momenti, eccetera, eccetera, perché puoi, tramite DVD e così via. Ma è il cinema in sala che conta. E Tom Cruise, che ha scelto di escludere le piattaforme, ma di proporre il suo ultimo film, Top Gun, in sala, ha fatto la scelta giusta. Ha fatto la scelta di uno che il cinema lo ama e lo rispetta. Lo rispetta. E allora parliamo di piattaforme. Ce ne sono diverse. E alcune sono diventate addirittura le maggiori produttrici di immagini in movimento. Allora, io in questo senso qui, a costo di apparire schizofrenico, dico che io sono a favore delle piattaforme. Però per che cosa? Per i serial, per quelli che vanno a stagione, che sono anche realizzate, devo dire, quando ci sono i mezzi, come se fossero effettivamente dei lunghissimi film. Mi riportano alle origini del cinema, quando c'erano i serial già allora, anche se poi venivano proiettati in sala, e che erano proprio quasi a puntate, c'erano le serie, esattamente come adesso. E io ne sto vedendo alcune veramente molto belle, le seguo su Netflix, su Prime Video, e perché mi hanno catturato, sono costruiscono bene. Poi c'è ancora un'altra cosa da dire. Mi capita anche talvolta, dato che purtroppo abito in una città dove i cinema sono soltanto due, di andare a pescare dei film realizzati dalle piattaforme, Netflix in primis, e sono anche film d'autore. Li vedo e dico sì, ma se per caso me lo propongono poi in sala, torno a vederlo là, perché quello è il suo posto. Il discorso è questo. Le piattaforme, bene, se producono cinema mi stanno bene, ma per favore li indirizzino anche alla sala, magari prima uscita in sala e subito dopo da noi. Si faccia, non c'è problema, perché il cinema comunque è lì che deve stare. E poi mi ricordo il film vedendolo su piccolo schermo, non lo vedrò mai sullo schermo del telefonino, troppo piccolo. Thank you.
Questo è Mr. Festival, un personaggio da me inventato quando ero in collegio a Sondrio, perché avevano organizzato una specie di festival della canzone con i cantanti che erano gli studenti, che si alternavano. Ci voleva qualcuno che presentasse la cosa e io mi inventai la figura di Mr. Festival. Dunque qui un po' di mordù, però attenzione, come fai a non avere questo? Che non si dice Eisenstein, ma Jesestein. E poi, ovviamente, così un po' a caso se volete, ma il mio mito assoluto, ovvero il più grande regista del mondo e della storia del cinema, Stanley Kubrick. E se qualcuno non la pensa come me, che peste lo colga. Ecco. Hola. Bene. Allora Gino, molto brevemente, trovi che rispetto a una volta, tipo negli anni 60, anni 70, quando c'è stata anche una grande rivoluzione culturale, dove c'era più libertà, dove c'era anche più coraggio forse, di interpretare, di esprimersi, non solo a livello cinematografico. Oggi invece un giovane regista, una giovane regista, un'autrice, eccetera, eccetera, confrontarsi oggi con questo mondo finto perbenista, com'è, come la vedi tu oggi questa situazione? Se è un ragazzo dotato, intelligente, intellettualmente onesto e cose di questo genere, gli auguro tutto il bene possibile, perché farà una vita durissima. Perché? Perché purtroppo l'avvento dei social, dobbiamo dirlo, ha amplificato enormemente il desiderio di mediocrità e ha amplificato voci che potevano meglio stare in silenzio. Questo è andato rifatto, esagerando anche delle posizioni magari di per sé autentiche, vere, necessarie, che indicano un problema e cose di questo genere, ma estremizzando delle posizioni, col risultato che siamo andati a naufragare nel mare magnum del cosiddetto politically correct, che sta uccidendo le forme di espressione. Tu guarda, in effetti, l'uso, l'abuso di tutti i social, in primis io ci metto quell'accidente di Instagram, che altro non è che il luogo dell'esibizionismo, no? E allora, a questo punto inevitabilmente c'è chi, ecco la nuova categoria, i leoni da tastiera, quelli che sanno tutto, quelli che non ti permettere di dire che io ho torto, perché sono io che so le cose. Perché? Perché io ho tot follower, cioè coloro che mi seguono, perché allora la quantità delle teste di rapa che ti seguono fa di te una persona autorevole. Ma per piacere, fammi vedere quel che riesci a fare prima, e poi magari anch'io ti seguo. Per adesso ti osservo da lontano. Poi mi collego a quello che è successo un mese fa, che intervistano Fedez e gli chiedono cosa ne pensi di Giorgio Strehler, e lui risponde: chi cazzo è Giorgio Strehler? Sì. Però sono persone, questi qua, sì, che, follow, sì, che hanno un potere, esatto, mediatico fuori dal comune, fuori dalla portata di noi comuni mortali. Purtroppo sì. Quindi se queste persone sono portatori della conoscenza contemporanea e nello stesso tempo non sanno chi è un personaggino da nulla come Giorgio Strehler, insomma, direi che siamo ridotti alla canna del gas, no? Quasi, su per giù. Però poi c'è anche chi intelligentemente dice: se questo è l'andazzo, utilizziamoli per il meglio. Vedi per esempio cosa ha fatto la Liliana Segre quando ha chiesto alla moglie del Fedez, cioè la Chiara Ferragni, di farsi con lei portatrice della testimonianza dell'Olocausto e così via. Perché ha visto che una visita della Ferragni agli Uffizi ha moltiplicato le visite al museo. Allora, a questo punto,
Questi sono personaggi che di per sé non amo, ma che possono essere, loro utilizzano bene. Allora, permetti che ti utilizzo un pochino anch'io, almeno per il meglio, vediamoci. Questa è purtroppo la realtà de facto, è una realtà triste, te lo dico molto chiaramente, però è così. Il fatto è che purtroppo chi si crede arrivato perché ha fatto un corto, perché ha firmato una cosa su YouTube, perché dice questo è quanto e non sa neanche, non solo chi è Strehler, ma che non so, io ho sentito qualcuno a cui ho detto ho visto il film di Hitchcock, chi? C'è un mio amico che è un regista anche lui, che piangendo mi ha detto ho fatto un incontro con una classe di liceo e ho citato François Truffaut, e quelli a un certo punto mi hanno chiesto ma chi è Truffaut? È un cantante o un regista? A questo punto evidentemente a questi ragazzi che magari vogliono fare i registi tu devi dire quello che il mio antico maestro mi disse: se vuoi fare questo mestiere prima di tutto devi vedere almeno alcune centinaia di film del passato, più vedi e più capisci. Se ne hai visto un paio e non sai chi sono i grandi, ragazzo, studia o cambia mestiere. Sicuramente sì, io sono a favore dell'introduzione del cinema nella scuola, a partire addirittura dalle elementari in su, nelle forme più diverse. Perché tu incominci a far capire che hanno uno strumento in mano di rara potenza e che permette loro di rendere reale o apparentemente reale, verosimile quantomeno, i loro sogni, anche i più strani e più diversi. Io ti posso dire che quando ho fatto il maestro, perché ho fatto il maestro, io ho realizzato un anno intero scolastico in seconda elementare facendo solo una cosa, realizzando un film, soggetto dei ragazzi, sceneggiatura dei ragazzi, riprese con loro interpreti assoluti, con tutte le fasi di preparazione del prodotto, i filmati e il montaggio finale. Ci abbiamo messo un anno intero e i ragazzi hanno continuato l'anno dopo facendo il cineforum scolastico e l'anno dopo ancora approfondendo determinate cose. Mi risulta che siano ragazzi che hanno capito tutto, anche quello che serviva non di cinematografico, perché tutto serve, il cinema ti aiuta e ti fa consapevole, e questi sì che la base ce l'hanno. Questa è un'esperienza mia personale, ma ne ho viste altre realizzate da persone che ci credono in questa cosa. Mia moglie è andata avanti anni a portare il cinema nelle scuole. Io ci credo talmente tanto che ho partecipato alla costruzione di un festival internazionale rivolto ai ragazzi, che è Castellinaria, perché serve, devi portare queste cose. Castellinaria va con il cinema nelle scuole e questo è importante. Cioè io ci credo in questo, perché a scuola tu hai tutte le discipline possibili. E il linguaggio più importante, più pervasivo, non lo ammetti? Il linguaggio più importante e più pervasivo è quello cinematografico, ma non lo insegni nel modo più assoluto, col risultato che poi hai tutti questi parvenu esageratamente autoconsapevoli della loro inesistenza che si credono registi, protagonisti del mondo del cinema. Ma per piacere! Altra mia passione, Tex Willer, che non è il Tex normale, ma era quando era giovane, Dampir l'antivampiro, e questa è la versione geniale a fumetti di Commissario Bianciardi, che è quello di De Giovanni, un capolavoro giallo. Ma non solo, perché qui c'è la parte fumetti. Da quelli storicissimi con Milton Caniff, Alex Raymond, man mano su fino a una notevole raccolta. E poi, scusa ma, beh,
Terence Varian, di Harold Foster. Signori miei, osservare il disegno. Eh? Questo è un capolavoro assoluto. Senza fumetti, soltanto didascalie. E guardate il respiro della pagina. Ecco. Io su queste cose ci vado. Come si dice? Ma dato che nel mondo, soprattutto in America, il fumetto negli anni recenti è diventato cassetta dei tesori da cui attingere, secondo te perché in Italia non si fa la stessa cosa con i film di Bonelli, per esempio, un Mister No, uno Zagor, un Tex, anche se ci ha provato Giuliano Gemma, perché non si attinge da quel patrimonio che abbiamo? Eh beh, misteriosa la cosa, il motivo, non ne ho idea, molto molto semplicemente. Forse perché molti dei fumetti che hanno successo in Italia, pur essendo fumetti italiani, sono ambientati negli Stati Uniti? Tex lo è, Giulia lo è, Nick Ryder lo è, molti altri così. D'altra parte, non ho idea del perché non si prendano in mano questi, che sono già anche sceneggiati benissimo, per farli diventare film. Manca forse, in Italia, una figura che negli Stati Uniti invece c'è da sempre. Il vero produttore cinematografico, che non è soltanto un costruttore di catene produttive, ma è uno che nel cinema ci crede sul serio. I grandi produttori veri italiani ormai sono scomparsi. Giovani che si avvicinano al cinema, se volete fare il critico cinematografico, dovete fare una cosa molto semplice. Guardare tantissimi film, soprattutto i classici, avvicinandovi all'oggi. Se invece volete fare i registi cinematografici, che è un'altra cosa che dovete fare, molto diversa, guardare moltissimi film, soprattutto i classici, avvicinandovi a oggi. Se poi volete fare gli spettatori di cinema, dovete guardare moltissimi film in sala. Thank you.